Da Piazza Cavour alla 46esima edizione della Fiera dell'Artigianato di Pinerolo, finalmente mi ritorna in mente è arrivato il primo ospite. Finalmente l'abbiamo catturato. Sì, ciao. L'abbiamo afferrata e l'abbiamo presa. Esatto. Messa lì. È messa lì, sta grigliando con noi perché c'è un sole pazzesco. Tu stai zitta che ti sto facendo quasi ombra da questa è parte. È vero, grazie, ti ringrazio. Però non mi sarei abbronzata così neanche in 2 settimane di mare. Allora, abbiamo con noi Silvia Mezzanatto. Bravissima. Prova cognome difficile, superata. Superata, fantastico. Lei è, allora, lei fa parte del direttivo di Opificio 121, di Mani Creative, che di cui andremo a parlare adesso, e poi un'artigiana, quindi ci parlerà anche del suo lavoro. Anche, bellissimo. Allora, così parliamo di tutte e due le cose insieme. Esatto. No? Allora, cominciamo proprio dalla base, no? Ci racconti che cos'è Mani Creative per i pochi che non lo sanno. Ok, Mani Creative è una manifestazione che c'è da diversi anni a Pinerolo, è la manifestazione più vecchia della nostra associazione, più storica proprio, da cui è un po' nato tutto. E, l'intento di Mani Creative è quello di portare bellezza in Pinerolo, di valorizzare l'artigianato e i piccoli hobbisti e hobbiste. Perché l'idea è proprio quella di partire dal basso e poter rendere accessibile l'arte a tutti e a tutte, quindi poter dare qualcosa al pubblico ma anche qualcosa agli artigiani e alle artigiane che hanno bisogno di una buona piazza per poter, ecco, mettere in mostra un po' il loro operato. Certo, e quindi voi in questi 3 giorni sarete dislocati un po' in tutte le strade del centro di Pinerolo o in qualcuna in particolare, no? Siete Ma saremo in tutto il centro storico, un po' sparsi, vedrete gazebo e banchetti qua e là. Sicuramente saranno cose che attireranno il vostro occhio perché è un artigianato ovviamente creativo e voi siete molto attivi perché in realtà partecipate spesso anche in alcuni weekend a Pinerolo con Mani Creative, quindi sicuramente li avrete già visti, ma andate a scoprire veramente. Sì, anche perché tutti gli anni comunque c'è sempre qualcuno di nuovo, è la buona occasione per ritrovare chi si è già visto nelle edizioni passate, ma anche per scoprire le nuove persone che vengono a portare le novità. E tu, come artigiana artista, che cosa fai? Io sono una ceramista, faccio ceramiche, in realtà faccio anche altre cose, ma porto in piazza le mie ceramiche. Io sono una delle novità in realtà perché è poco che i miei lavori sono usciti dal laboratorio, sono stati lì 2-3 anni a fare un po' la muffa, no, però... Ma perché dovevi crederci tu? Un po' quello, un po' c'era bisogno proprio di aumentare un po' la tecnica, insomma, lavorare un po' meglio, e quando sono stata pronta e sono stati pronti i lavori, allora siamo usciti allo scoperto. È una caratteristica delle tue ceramiche particolari? Sono abbastanza essenziali, la mia ceramica è molto minimal, quindi... È un po' una via di mezzo tra un'estetica scandinava e invece una parte più giapponese come derivazione così di tradizionale. E com'è staccarsi? Cioè, perché immagino ogni creazione, no, di qualsiasi tipo, in questo caso della ceramica, è come un figlio, no? Sì, cioè, ecco, immagino, ci si affeziona. E quindi distaccarsene com'è? Come la vivi tu? Diciamo che dipende. Ci sono i miei pezzi preferiti, soprattutto a volte è un po' difficile. Che li metti dietro per non venderli? In realtà c'è un po' come se fosse un'adozione per me. Quindi se vanno in una casa che mi piace, con delle persone che mi piacciono, io sono molto contenta. Vai a ritrovarli ogni tanto? No, ma mi basta che sapere che sono in un buon posto. Ah, sì. Devo dire che quello un po' mi fa piacere sapere quando vanno in un posto in cui vengono valorizzate e attese, anche perché... Comunque quando lavori la ceramica ci metti tutta l'emozione che c'è in quel momento, il tuo stato d'animo, l'attenzione, tutto quello che stai vivendo, per cui è una terra che è piena di te, di no? Te, certo. Quindi è proprio un pezzetto che si stacca e per me è un'adozione, proprio un'adozione. Ti chiedo ancora una cosa, visto che Mani Creative è mettere in piazza il vostro artigianato creativo, sì, tutte le vostre creazioni, ma quando non è in piazza, nella piazza fisica, sulla piazza, cioè su che piazza vi spostate? Sulla piazza dei social siete molto anche noi voi artigiani? Siamo attive sui social, per il momento in realtà facciamo più che altro la pubblicità dei vari artigiani, le varie artigiane,
quando noi abbiamo gli eventi. In questo momento noi stiamo aumentando gli eventi di Mani Creative, per cui dall'anno scorso abbiamo fatto un'edizione per esempio natalizia che ripeteremo quest'anno sotto i portici ottocenteschi. Bello, senza questo sole. Senza questo sole, sperando che non nevichi come l'8 dicembre l'anno scorso, che poi non ha nevicato più, però va bene. E poi appunto più o meno l'idea è di avere un po' una stagione, quindi certo. Una cosa un po' più sempre complicato fissa. Dalla stagione che cambia, ma comunque certo. Sì, noi, la presenza a Pinerolo c'è sempre. E allora ringraziamo tantissimo Silvia Mezzonato per aver parlato con i microfoni di RB, mi raccomando andate a trovare in giro gli stand di Mani Creative, fermatevi, guardate le loro creazioni, sono come dei figli, ecco. Esatto.